Comunque, il titolo della mia relazione è Giovanni Boccaccio e il mito di Dante, perché se Dante scrive la commedia, un monumento destinato a durare, il mito di Dante, come noto, lo costruisce Boccaccio, che erige un vero e proprio monumento al suo maestro, con il lavoro di una vita. Svilupperò il mio discorso su tre punti, tre aspetti della costruzione di questo mito. Primo, la ricerca svolta da Boccaccio a Ravenna. Boccaccio si reca a Ravenna diverse volte, interroga gli amici della cerchia di Dante. Le recenti campagne di ricerca sugli archivi di Ravenna hanno dimostrato l'esistenza del circolo Dante, possiamo chiamarlo così, parafrasando il famoso titolo di un romanzo, esistenza che era stata messa in dubbio dagli studiosi fino alla fine dell'Ottocento. Il secondo aspetto che toccherò è quello di Boccaccio, editore e interprete di Dante, perché Boccaccio elabora un vero e proprio programma per la letteratura italiana a venire. Come sapete, come sappiamo, le opere di Boccaccio sono un omaggio a Dante, dalla prima all'ultima, a Dante, alla sua poesia volgare, alla Terzina. Boccaccio scrive La caccia di Diana in Terzine, ancora giovane. Una amorosa visione, che appunto è una visione come quella di Dante. Lo stesso Decameron, il capolavoro di Boccaccio, è organizzato su 100 novelle, come 100 sono i canti di Dante, con una cornice che si apre all'inferno, l'inferno della peste del 1348. Ma anche il tardo Boccaccio torna su Dante. Pensiamo a un romanzo tardo come Il Corbaccio, il cui protagonista si perde in una selva e viene soccorso da una guida, anche se poi le tematiche sono completamente diverse. Alcune opere di Dante, ne parlerò, non sarebbero mai arrivate a noi se Boccaccio non le avesse copiate e salvate. Tre copie almeno della commedia sono state vergate di propria mano da Boccaccio. Spero di potervi condividere le immagini di questi splendidi manoscritti, tre manoscritti fondamentali per la storia della letteratura italiana. Ha scritto tanto tempo fa Giorgio Padoan, grande critico, che quella di Boccaccio per Dante non è soltanto la stima, ma è la folgorazione di una vita. Emilio Pasquini amava ripetere, ricordo le sue lezioni, che quella di Dante per Boccaccio è una sanguificatio, cioè Dante ha salato il sangue di Boccaccio. E anche questa immagine mi piace molto: gli ha salato il sangue, l'ha segnato per sempre. Terzo e ultimo aspetto, Boccaccio biografo, il centro, il cuore del mio discorso, la costruzione del mito. Perché nelle biografie, nelle varie redazioni della biografia di Boccaccio e nei commenti, Dante prende corpo come personaggio. Anzi, di Dante sappiamo ben poco. È parco di informazioni sulla sua vita e quel poco che sappiamo viene soprattutto da Boccaccio, che tratteggia il carattere, persino il viso, la persona fisica di Dante, e il tutto naturalmente raccontato attraverso la penna di uno dei più geniali narratori della nostra storia letteraria. Lo studio recente dei manoscritti che contengono la vita di Dante ha portato anche ad alcune novità, ad alcune scoperte, e spero di poter dare conto di qualcosa. Dunque, primo aspetto, Boccaccio a Ravenna è l'ultimo Dante. Fra il 1345 e il 1347 c'è il primo viaggio documentato a Ravenna. Vivono ancora a Ravenna Menghino Mezzani e Pietro Giardini, che sono stati due amici di Dante e che Boccaccio ha interpellato. Pietro morirà forse durante la grande peste del 1348, quella del Decameron. E si credeva che fosse un'invenzione di Boccaccio, fino a quando nel 1891 Corrado Ricci, scrivendo L'ultimo rifugio di Dante Alighieri a Ravenna, con la prima campagna di ricerca negli archivi, ha dimostrato che Boccaccio non aveva inventato nulla. Oggi le ricerche meritorie di due colleghi come Paolo Pontari e Gabriella Albanese si sono condotte sui documenti d'archivio di Ravenna. Sono scoperti tanti particolari di questi personaggi. Oggi è noto, ad esempio, che dal 1342 Pietro Giardini è cimeliarca della chiesa di San Piermaggiore, l'attuale San Francesco a Ravenna, dove si svolsero i funerali solenni di Dante e dove le reliquie di Dante, il corpo di Dante, come quello di un santo, era conservato. Quindi Pietro non fu solo suo amico, fu anche conservatore. Nell'agosto-settembre del 1350, fatto ben noto,
Boccaccio raggiunge la figlia di Dante a Ravenna, Antonia, fattasi suora col nome di Suor Beatrice in onore del capolavoro del padre, al monastero di Santo Stefano degli Ulivi. Boccaccio porta e consegna 10 fiorini a Suor Beatrice da parte dei capitani della Compagnia di Or San Michele di Firenze, una sorta di simbolico risarcimento probabilmente sollecitato da Boccaccio stesso per le sofferenze patite dal padre. Boccaccio è di nuovo a Ravenna nel 53, nel 57, dove frequenta Donato Albanzani, amico suo e di Petrarca, perché nel frattempo si è sviluppato l'altro grande legame. Nel 1350 finalmente Boccaccio ha potuto conoscere Petrarca. Di nuovo è a Ravenna nell'inverno fra 1361 e 62. Pietro è morto, ma Menghino Bezzani è ancora vivo, Boccaccio lo ha incontrato. Sappiamo solo che Boccaccio è lì per fare delle ricerche per conto di Francesco Petrarca. Deve trovare notizie su Pier Damiani. Dunque Boccaccio deve scrivere un'altra biografia e Ravenna si configura come luogo dove le biografie possono essere consolidate, dove si trovano i documenti. C'è un vero scrupolo documentario da parte di Boccaccio. Io sono convinta che Boccaccio non inventi niente e con Alfredo Cottignoli ritengo che invece al massimo Boccaccio scriva qualcosa di scarsamente documentato, ma mai di falso. Cosa trova Boccaccio a Ravenna? Probabilmente le Egloghe, cioè l'ultima opera di Dante in latino, una serie di bucoliche che Dante scambia con un professore di Bologna, Giovanni del Virgilio, detto appunto del Virgilio per la sua profonda conoscenza di Virgilio. Noi abbiamo le Egloghe solo grazie alla copia di Boccaccio. Boccaccio le verga nello Zibaldone Laurenziano, un bellissimo quaderno dove diciamo raccoglie appunti e testi che gli servono per scrivere, è il manoscritto Laurenziano 29.8 che oggi trovate anche online, che contiene anche splendidi disegni di Boccaccio. Noi godiamo adesso di due importanti edizioni recenti delle Egloghe, quella di Marco Petoletti e quella di Gabriella Albanese, che fanno parte delle grandi edizioni recenti dell'opera integrale di Dante. E sappiamo quindi che ci fu una sorta di sfida da parte di Giovanni del Virgilio a Dante. In che lingua si deve poetare? Questo è il problema che si pone il maestro che lavora a Bologna. Dante può farlo anche in latino, deve farlo, e Dante raccoglie il guanto di sfida e scrive bucoliche, ma le scrive come Virgilio, si vuole reinventare come un Virgilio moderno. C'è uno stile neolatino in quegli anni, siamo tra il 1320 e 21, ripeto, che si sta affermando dopo un fatto che tocca profondamente Dante. Dante ha un rivale che oggi noi ricordiamo molto meno di lui, ma è un importante poeta dell'inizio del Trecento, Albertino Mussato. E Mussato, proprio perché è poeta latino, riesce ad ottenere l'incoronazione a Padova. Dante terrebbe moltissimo, lo dice anche Boccaccio, a un'incoronazione poetica, perché sarebbe una sorta di risarcimento dell'esilio, della vita che ha condotto come esule, come respinto, come reietto politico, accusato tra l'altro, e come sapete condannato a morte in contumacia da Firenze. E dunque Giovanni del Virgilio offre, fa una proposta a Dante, implicitamente gli offre la possibilità di ottenere finalmente una laurea, se poeterà in latino, potrà. Purtroppo, come sappiamo, Dante muore improvvisamente nel settembre del 1321 e il 16 novembre dello stesso anno il Comune di Bologna, il Consiglio del Popolo e della Massa, affida a Giovanni del Virgilio un importante incarico nello studio all'Università di Bologna, probabilmente in virtù dell'amicizia e della poesia scambiata con Dante Alighieri. Giovanni del Virgilio dovrà leggere Stazio, Lucano, Virgilio, l'Ovidio delle Metamorfosi. L'opera latina, tale da garantire una possibile incoronazione poetica a Bologna, non dà a Dante il tempo di questa soddisfazione, ma gli dà la possibilità con le Egloghe di diventare un virgiliano moderno, dimostrando proprio, come ha scritto Alberto Casadei, che la poesia pagana prefigura quella cristiana, che le due poesie sono estremamente legate. D'altra parte ricordiamo il canto 28° nel Purgatorio, in cui Dante descrive il paradiso terrestre e dice che gli antichi forse
con il Parnaso e sto loco sognaro, hanno sognato l'Eden. E dunque Parnaso e Eden, mondo antico e mondo moderno molto più legato di quanto non si credesse nel Medioevo. Ma che cos'è questo cenacolo che si raduna intorno a Dante e che conosce le poesie che Dante scambia con Giovanni del Virgilio? È un cenacolo, anche questo, molto legato all'Università di Bologna, un cenacolo di poeti, di filosofi, di medici e notai di Ravenna, che fanno parte della elite culturale che sta intorno a Guido Novello da Polenta, il signore di Ravenna che ha ospitato Dante, e che si stringono intorno all'illustre rifugiato politico, permettendo la sua riabilitazione sociale. Sono sodali ravennati, come dicevo, legati all'Università di Bologna, perché l'Università di Bologna è l'unica in Europa ad avere un legame forte tra le arti liberali e la medicina. Fiduccio dei Milotti, quello che è probabilmente l'amico più stretto di Dante a Ravenna, è medico e filosofo. Dunque, quando Boccaccio si reca a Ravenna, lo fa, cito ancora una volta, Albanese Pontari, per reperire ulteriori testi e informazioni a completamento della conoscenza dell'opera dantesca. Pensate che fino al 1960, agli anni 60 del Novecento, un grande critico, peraltro, come Aldo Rossi, era perfettamente convinto del fatto che le egloghe fossero false. Credeva che fossero un'invenzione di Giovanni Boccaccio. In realtà, come hanno dimostrato i recenti editori delle egloghe, i versi di Dante sono, come immaginerete, molto superiori a quelli di Giovanni del Virgilio e molto diversi, e quindi un unico falsificatore non avrebbe potuto falsificare poesie così diverse come i versi che caratterizzano questo scambio. Ma oltre a gettare luce sull'ultima fase di Dante, sul Dante latino, su questa apertura di Dante verso l'umanesimo, che viene purtroppo interrotta dalla morte, Boccaccio, come vi dicevo, ed è il secondo aspetto del mio discorso, è anche editore e interprete di Dante. E facendosi editore di Dante, di fatto stila un programma per la nascente letteratura italiana. Abbiamo, come vi dicevo, almeno tre copie della Divina Commedia di mano del Boccaccio. Il primo manoscritto si trova oggi a Toledo, naturalmente è un manoscritto italiano, ma fu acquistato da un alto prelato spagnolo a Roma, che poi lasciando Roma se lo riportò a Toledo. È il Toledano 104-6. Questo manoscritto risale, così hanno stabilito i paleografi, è stato scritto tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60. Che cosa contiene il Toledano? Vi dicevo che Boccaccio è un editore. Certo, Boccaccio innanzitutto è un copista di Dante, ma all'epoca, visto che non c'era la stampa, copiare un testo e raccogliere diversi testi dentro un manoscritto significava costruire un'edizione. Devo dire che fortunatamente negli ultimi decenni, grazie al fatto che è molto più facile consultare i manoscritti e sono riproducibili e riprodotti in rete, c'è stato un ritorno di attenzione anche da parte degli studiosi come me di letteratura italiana al supporto materiale, diciamo così, dei testi che ci vengono trasmessi. Fino a qualche decennio fa gli stessi filologi procuravano edizioni di singoli testi, che so, l'edizione critica della Commedia o delle egloghe, senza tenere conto spesso del manoscritto dentro il quale questi testi ci vengono trasmessi e di quali testi stiano accanto a ciascun testo testimoniato, appunto, presente. Che cosa si trova nel Toledano? Innanzitutto la vita di Dante, scritta da Boccaccio, prima redazione, il cosiddetto trattatello, il laude di Dante. Segue la vita nuova di Dante, quindi il libro per Beatrice. Di nuovo c'è Giovanni Boccaccio con gli argomenti in terza rima della Commedia. Boccaccio procurò anche questi riassunti in terzine della Commedia, che poi presero il nome di breve ricoglimento, no? Di sintesi della Commedia. E poi, dopo questo testo, abbiamo la Commedia vera e propria, quindi il testo della Divina Commedia, e infine dalle rime di Dante le cosiddette 15 canzoni distese, le più importanti canzoni di Dante.
Negli anni 60 Boccaccio riscrive nuovamente, ripubblica i testi di Dante in un manoscritto oggi, che oggi potete trovare online, che si trova alla Biblioteca Riccardiana di Firenze, Riccardiano 1035. Cosa contiene il Riccardiano? L'argomento della commedia in terza rima, sempre di Boccaccio, la commedia e di nuovo le 15 canzoni di Stese. Ma il testo più interessante è forse quello oggi conservato in due manoscritti, che sono stati separati, ma all'inizio erano uno solo, che si trovano alla Biblioteca Apostolica Vaticana. Questi due manoscritti erano un unico manoscritto chigiano, viene dal fondo Chigi, e risalgono agli anni 1363-1366 circa. È qui che Boccaccio arriva all'ultima copiatura della commedia e al proprio progetto. Un progetto di ampio respiro, perché cosa troviamo nei due manoscritti che costituivano in origine un unico manoscritto chigiano? La vita di Dante, di Boccaccio, seconda redazione, la vita nuova, questa volta col titolo in latino, di Dante, dedicata a Beatrice, di nuovo gli argomenti in terza rima di Boccaccio, seguiti dall'intera commedia, Paterno, Purgatorio, Paradiso, come negli altri due manoscritti, poi un'epistola latina di Boccaccio, Italia di Ancerto Sono, con cui si celebra ancora una volta la grandezza di Dante, le 15 canzoni distese e poi, qui il progetto complessivo di Dante, Francesco Petrarca, il Rerum Vulgarium Fragmenta, ossia il canzoniere, e infine la canzone Donna ne prega di Guido Cavalcanti. Ecco, io adesso cerco di mostrarvi questi manoscritti condividendo lo schermo, dicendovi che queste edizioni sono davvero un programma per la letteratura italiana, perché Boccaccio vuole additare un percorso per la letteratura a venire, un percorso che ha il suo nome tutelare in Dante, affiancato da Cavalcanti, amico e sodale dello Stil Novo, e in due moderni estensori, in Boccaccio stesso e in Petrarca. Questa immagine che vi mostravo è il Toledano, sono gli argomenti in terza rima della commedia, guardate la bellezza anche dell'iniziale decorata di mano di Boccaccio. Il secondo codice, l'immagine, mi scuso, è di qualità un po' peggiore perché l'ho scaricata direttamente dal sito della Riccardiana, ed è il Riccardiano 1035, vedete la N iniziale decorata da Boccaccio, è la N di Nel mezzo del cammino di nostra vita, è la carta 4 recto del Riccardiano che contiene l'inizio della Divina Commedia. Questo è il secondo esemplare. L'ultimo ve lo mostro adesso, è il Chigiano, ecco la Divina Commedia del Chigiano, questo probabilmente si vede meglio, Nel mezzo del cammino di nostra vita, l'inizio del primo canto dell'inferno. Notate poi tutte le glosse che nel tempo si sono accumulate e l'attenzione, la precisione, la passione con cui Boccaccio decorava queste lettere iniziali, pensando di produrre un manoscritto che è una vera e propria edizione di Dante. Ma ora torniamo a noi, perché vorrei toccare l'ultimo punto e poi alla fine vi farò rivedere il Toledano in particolare. La costruzione, terzo punto, del mito di Dante. Dante viene anche letto da Boccaccio, come sapete. Boccaccio dà pubblica lettura del poema dantesco e lo fa iniziando a Firenze nell'ottobre del 1373, incaricato proprio dal governo della città. La lettura purtroppo si interrompe al 17° canto dell'Inferno, come noto, forse all'inizio del 1374, per varie ragioni, probabilmente anche la salute di Boccaccio, che ma è molto anziano, ma anche perché Boccaccio viene rimproverato da più parti di avere spiegato Dante al volgo, e Boccaccio mostra di pentirsene in alcuni sonetti contenuti nelle sue rime, quello per esempio che inizia col verso «Si ho le muse vilmente prostrate», o ancora il sonetto che si apre col verso «Se Dante piange, dov'è che si sia».
letture fiorentine tenute da Boccaccio nella chiesa di Santo Stefano in Badia hanno però grande eco. Boccaccio è ormai ritenuto non solo un estimatore, ma un cultore di Dante. Tra i suoi uditori a quelle lezioni c'è Benvenuto da Imola, probabilmente il più grande commentatore della Commedia nel secolo a venire. Nel Trattatello, come vi dicevo, cioè della vita di Dante, esistono tre redazioni. La prima l'abbiamo vista nel Toledano, anni 50, la seconda redazione la leggiamo nel Chigiano, anni 60, esiste anche una terza redazione, di fatto un compendio molto abbreviato. È vero che Boccaccio ha dedicato una biografia, quindi una vita a ciascuno dei suoi idoli, una a Dante e una a Petrarca, ma la vita di Francesco Petrarca è un testo molto inferiore, sia qualitativamente che quantitativamente. Perché il culto di Boccaccio per Petrarca, come ha scritto Francisco Ricco, grande petrarchista, oscilla fra sottomissione e indipendenza. Boccaccio non sempre è d'accordo con Petrarca, e Petrarca, da parte sua, è pieno di ambiguità e anche di riserve mentali nei confronti di Dante, che vede come un padre scomodo. Il rapporto di Boccaccio, invece, con Dante è un rapporto solare, come è stato scritto. E dunque la vita di Dante ha tre redazioni perché è un work in progress, segue lo sviluppo del pensiero di Boccaccio e delle sue ricerche, è un testo mobile. È vero che la vita di Dante ha alcuni elementi topici, che sicuramente non sono verosimili, ma servono ad allineare la biografia di Dante alle grandi biografie medievali e anche ai testi agiografici, alle biografie dei santi. E quindi ci sono una serie di segni, come vedremo, che accompagnano la nascita e la morte di Dante. Ma l'aspetto più interessante sono invece le tendenze narrative, tabulatorie di Boccaccio. Perché Boccaccio ha un problema, che sottolineava già Luigi Sasso in una vecchia edizione del Trattatello in laude di Dante, della vita di Boccaccio. Scrivere una vita significa dare forma al destino, fare in modo che esso riveli almeno il sigillo di un senso. Ecco, il destino di Dante deve rivelare un senso, invece la sua vita interrotta così bruscamente, la sua vita di esule non riconosciuto, non fa trapelare il senso che si desidera. E dunque Boccaccio con la sua biografia vuole ricostruire, ridare alla vita di Dante questo senso. E infatti Boccaccio apre la vita di Dante in maniera alta, con un detto di Solone, niente meno. Dice Solone, secondo Boccaccio, la Repubblica come l'uomo sta su due piedi. Il piede destro, riassumo io, corrisponde a non lasciare i delitti impuniti, il piede sinistro a ricompensare le buone azioni. Se uno dei due piedi manca, lo Stato è sciancato. Se manca entrambi, lo Stato non sta in piedi, come non starebbe in piedi. Firenze dunque è sciancata, ha esiliato Dante e Boccaccio desidera una riconciliazione con quella che è anche la sua città e che vorrebbe riavvicinare a Dante. Pensate all'operazione del 1350, la consegna dei 10 fiorini a Suor Beatrice, un riavvicinamento fra Firenze e Ravenna, fra gli eredi di quella città che aveva esiliato Dante e i figli ed eredi di Dante stesso a Ravenna. Come onorare Dante, dice Boccaccio, con statue, con sepolture monumentali, oppure, aggiunge Boccaccio, con parole. Ed è quello che fa lui. Boccaccio scrive la vita, un monumento fatto di parole, un monumento di carta che però reggerà il tempo, un monumento, dicevo, mobile e aggiornabile come può esserlo solo un libro, pronto anzi ad essere corretto. Boccaccio lo dice con una certa modestia, se sbaglio, attendo di essere corretto. I più recenti editori del Trattatello in laude di Dante, Monica Bertè e Maurizio Fiorilla, sottolineano l'eccezionalità di questo inizio nel nome di Solone, perché il detto di Solone era stato recuperato da Petrarca nel 1345, quando Petrarca, alla biblioteca capitolare di Verona, aveva ritrovato Cicerone, le epistole a Bruto, e dentro quelle epistole aveva reperito la sentenza di Solone. Petrarca aveva poi scritto una lettera da familiare 8-10 inviandola a Firenze e parlando del detto di Solone perché a Firenze voleva denunciare l'impunità degli assassini di un suo amico Mainardo Accorsio e quindi invitava Firenze a camminare su entrambi i piedi, ad essere uno stato stabile come secondo Solone.
Ora, a parte questo precedente, l'aspetto significativo, come sottolineano i due editori recenti, è il recupero della memoria petrarchesca all'inizio di una biografia di Dante. Perché, oltre a tentare di riconciliare Dante con Firenze, Boccaccio si adopera tutta la vita per conciliare Dante con Petrarca, ed è davvero la conciliazione di due posizioni irriducibilmente diverse. Petrarca criticherà sempre Dante per aver scritto in volgare, prediligerà il latino come lingua principale della letteratura, e Boccaccio donerà un bellissimo manoscritto, un altro manoscritto a Petrarca contenente la Divina Commedia, lo inviterà a leggerlo. Insomma, è ovvio che nel 300 Dante è un padre scomodo con cui i nuovi scrittori si devono confrontare. Ma mentre Boccaccio abbraccia questa figura paterna e ne fa il culto di una vita, Petrarca mantiene una certa distanza, come dicevo e come dice lo stesso Francisco Rico, una certa ambiguità. E dunque Boccaccio tenta la conciliazione. Quando parla di Dante lo fa immediatamente nel segno di Petrarca e alla fine del trattatello di nuovo chiamerà in causa Petrarca. Ma veniamo invece agli aspetti, come posso dire, di significato, agli aspetti con cui Boccaccio cerca di dare un senso e un indirizzo alla vita di Dante. La vita di Dante è racchiusa tra due sogni. Si apre infatti la biografia di Boccaccio nella sua redazione più lunga, la prima, con il sogno della madre di Dante, Bella, che, incinta, sogna di partorire sotto un alloro, la pianta naturalmente sacra ad Apollo e alla poesia. Il figlio si nutre delle sole bacche di alloro, diventa pastore, sale sull'albero per mangiare queste bacche e cade, naturalmente cadere, adombra la morte, ma si rialza divenuto pavone. Boccaccio lascia in sospeso, anche con un certo gusto per la suspense, questo sogno e ce lo svela solo alla fine. Il pavone è la commedia, perché la commedia ha 100 canti come i 100 occhi della coda del pavone. La commedia come il pavone ha faticosa andatura, perché va in volgare, una lingua che si deve ancora consolidare, e ha una orribile voce come il pavone. E cioè le accuse di Dante ai contemporanei, le punizioni di chi lo ha preceduto. Scrive Boccaccio, cito, chi più orribilmente grida di lui, Dante, quando con invenzione acerbissima morde le colpe di molti viventi e quelli dei preteriti, castiga. La vita di Dante si chiude nel segno di un altro sogno, questa volta a sognare è il figlio, Jacopo. Sono passati diversi mesi, racconta Boccaccio, dalla morte di Dante e gli ultimi 13 canti della commedia non si trovano. Jacopo però fa un sogno, gli appare il padre morto in candidissimi vestimenti, dunque nell'aldilà ma salvo, e gli dice che nella casa dove aveva abitato, ormai abitata tra l'altro da un'altra persona, nella sua stanza c'è una stuoia contro il muro, dietro la stuoia una finestretta. Jacopo si sveglia. Nella narrazione di Boccaccio, naturalmente, tutto è abilmente orchestrato, si sveglia di notte, corre a svegliare Pietro Giardini. Ecco che torna il Pietro Giardini che Boccaccio aveva incontrato nel primo soggiorno ravennato e che esiste perché questa storia Boccaccio la raccoglie dalla bocca di Pietro. I due si recano nella casa di Dante, muovono la stuoia, dietro trovano una finestretta e lì dentro ci sono dei fogli che stanno per decomporsi causa muffa e quindi vengono salvati all'ultimo rincomporendo la commedia. Ma la vicenda intera della commedia è incorniciata da due fatti miracolosi. Infatti, così come erano andati perduti gli ultimi 13 canti del Paradiso, Boccaccio racconta che in realtà nella fuga precipitosa di Dante da Firenze si erano persi anche i primi 7 canti. E invece Dino Perini, che Boccaccio conosce, è uno degli uomini con i quali ha condotto le sue indagini, viene incaricato dalla moglie di Dante, Gemma Donati, che chiede a Dino di andare in casa in un certo baule dove si trovano delle carte importanti. Il ruolo di affidatario
della fiducia appunto di Gemma Donati, moglie di Dante, viene conteso. In realtà, e Boccaccio lo dice, perché forse andò Dino Perini a trovare questo forziere, o forse invece Andrea di Leone Poggi, che è un parente di Dante. Boccaccio non sa chi dica la verità e quindi riporta la versione, il fatto che dentro il baule viene trovato un quadernetto, nel quadernetto i primi sette canti della commedia che vengono consegnati a un altro poeta, Frescobaldi, da lui inviati a Moroello Malaspina, dove in effetti all'inizio dell'esilio Dante si trovava. Naturalmente Boccaccio crede fino a un certo punto a tutte queste leggende che circolano intorno a Dante. Lui per prima pose il problema, per esempio nei primi sette canti si trova anche la profezia di Ciacco e Dante non poteva averla scritta quando era ancora a Firenze. Oggi la critica non crede più nei canti fiorentini, la commedia è stata scritta in esilio, ma quello che ci interessa è che Boccaccio raccoglie le leggende su Dante e fa della sua intera vita una vita leggendaria, una vita appunto che ritrova il proprio senso in questi eventi, sogni o fatti miracolosi. Gli aspetti invece più interessanti, se volete, sono quelli in cui da Boccaccio si fa narratore. Per esempio la disperazione di Dante quando muore Beatrice. Scrive Boccaccio: parevano i suoi occhi, gli occhi di Dante, due abbondantissime fontane di acqua sorgente. Egli era di fuori divenuto quasi una cosa salvatica a riguardare. Dante si era inselvatichito, magro, barbuto e quasi tutto trasformato da quello che avanti essere soleva. È una vera e propria fenomenologia del luto amoroso, tanto che gli amici di Dante sono così preoccupati che pensano, per fargli dimenticare Beatrice, di trovargli moglie. Non è vero neanche questo. Dante, come sapete, era stato fidanzato a Gemma Donati ancora bambino, a 12 anni. Ma invece la storia di Boccaccio ritrova appunto un filo e un senso, e è molto bello come Boccaccio segue le tappe di questa condanna di Dante al matrimonio. Condanna perché Boccaccio ritiene che il matrimonio non si addica agli intellettuali, le beghe familiari non sono per chi vuole darsi agli studi. E scrive Boccaccio al ragionamento degli amici, cioè al ragionamento sull'utilità di una nuova donna, seguì l'effetto, due punti, e fu sposato. Segue la tirata contro il matrimonio e poi invece la vicenda dell'esilio e finalmente di Ravenna. E Boccaccio stesso a costruire anche il mito di Ravenna come buon ritiro di Dante. Dice Boccaccio che a Ravenna Dante con le sue dimostrazioni fece più scolari in poesia e massimamente nella poesia volgare. Questa frase ha fatto pensare a Dante insegnante a Ravenna, anche questo è un elemento che la critica ha superato. Dante non è un insegnante, Dante si attorna ad un cenacolo e Boccaccio lo sa, ed è questo che vuole intendere nella sua biografia, che si conclude con le lodi a Guido Novello, che fa un solenne funerale a Dante. Guido Novello da Polenta fa collocare Dante in un'arca lapidea, nella quale, dice Boccaccio, ancora giace, e pronuncia uno splendido discorso funebre. Addirittura vengono preparati diversi epitaffi per il monumento funebre da poeti romagnoli della cerchia di Dante, ma Guido Novello non farà in tempo a erigere il monumento perché, come sapete, perde il controllo di Ravenna, che passa sotto il dominio del cugino Ostasio, che gli impedisce il ritorno. Dal 1322 Guido Novello da Polenta è capitano del popolo a Bologna, dove morirà nel 30. Boccaccio vorrebbe riportare almeno i tanti epitaffi scritti per Dante, ma non può, nel Trattatello si limita a riportarne uno, guarda caso, quello di Giovanni del Virgilio, famosissimo e gran poeta, e di Dante, stato singolarissimo amico. Dunque, se Firenze è una cattiva madre, è priva della pietà materna, occorre una riconciliazione. Dante giace a Ravenna, scrive Boccaccio apostrofando Firenze, molto più per età veneranda di te. Ravenna, anzi, aggiunge Boccaccio, è quasi un generale sepolcro di tantissimi corpi. E il corpo di Dante, agli occhi di Boccaccio, è già una reliquia. Ravenna è ciò che Firenze non sa essere. Continua la vicenda, naturalmente, dell'esilio, e qui Boccaccio costruisce l'immagine di Dante su una serie di aneddoti che lo presentano
come uomo eloquente, solitario, a volte assolutamente assorto fino alla mania nei suoi studi. Vi riporto solo un episodio molto divertente. Dante è a Siena, va nella bottega di uno speziale dove finalmente gli viene recapitato un libro molto agognato che desiderava. Dante è così felice di avere questo libro in mano che si siede su una panca davanti alla bottega dello speziale e comincia a leggere. Intanto c'è una festa a Siena, le donne ballano, gli uomini fanno tornei a cavallo, ci sono battaglie ovviamente per tipo ludico, e Dante non si accorge di niente. Alla fine della giornata ha finito di leggere il libro, intorno a lui si è svolta una festa che Dante neppure ha visto. Tutti questi episodi che tendono a delineare Dante uomo, appunto, culminano in una discussione finale, una vera e propria digressione sulla poesia, anche questa fortemente ispirata a Francesco Petrarca e alle sue parole. Dice Boccaccio che la poesia che Dante ha tanto amato e coltivato è nata in realtà nei tempi più antichi, in modo molto legato alla teologia, perché gli uomini con la teologia e con la poesia hanno cercato di rispondere alla propria sete di conoscenza, al bisogno di comprendere la creazione del mondo, il suo funzionamento. La poesia dunque, conclude Boccaccio, non è un fabuloso parlare, ma è una forma di teologia addirittura. Per questo Dante è poeta e teologo, perché la poesia e la teologia hanno un denominatore comune. Entrambe usano le immagini, le metafore, l'allegoria. L'Antico Testamento è pieno di storie allegoriche perché le scritture, come la poesia, si servono delle immagini. E dunque, arriva a concludere Boccaccio, la teologia è una poesia di Dio. E se è così, la poesia allora è una forma di teologia, potremmo dire, del mondo e della natura. Tutte queste posizioni poi Boccaccio le riprenderà nelle esposizioni alla fine della propria vita e anche nella genealogia, l'ultima grande opera che Boccaccio dedica al mondo antico. Vorrei condividervi per concludere un'ultima volta lo schermo perché voglio ridare un'occhiata con voi al manoscritto toledano. Perché di recente Sandro Bertelli e Marco Cursi hanno individuato nel foglio di guardia del toledano, alla fine quindi del codice, il profilo iomeo. Eccolo qui, spero riusciate a vederlo con sufficiente definizione, perché solo con particolari lampade si può vedere questa immagine. È un profilo che, non mi sto a soffermare su questo, è stato attribuito anche a Boccaccio. Ritengo che la mano di chi lo ha tracciato sia una mano molto ferma. Mi pare difficile che Boccaccio, a cui invece sono attribuiti disegni a margine dell'autografo del Decameron, possa avere tracciato questo disegno. Ma non importa se lo ha fatto o lo ha commissionato. La calligrafia di Boccaccio è invece quella sopra, dove si legge, faticosamente, ve lo leggo io, Omero, poeta sovrano. E sotto Marco Petoletti e, ancora una volta, l'editore Petoletti e Martinelli Tempesta hanno letto, ma questo davvero è difficilissimo da vedere, in filigrana, la firma di Giovanni Boccaccio da Certaldo, in caratteri greci, perché Boccaccio alla fine della propria vita stava studiando il greco e insieme a Petrarca aveva la speranza e l'intenzione di riportare il greco nelle università italiane, infatti fu riportata proprio grazie a loro a Firenze, e di riportare quindi lo studio del greco antico in Occidente. Ma quello che mi interessa è che nel toledano, cioè il primo manoscritto che cui Boccaccio ha affidato la propria biografia di Dante, si può leggere oggi il ritratto in parole di Dante e poi, scorrendo il manoscritto, alla fine si trova il ritratto vero e proprio di Omero. Dunque, il poeta greco che ha fondato la letteratura classica chiude il volume dedicato al poeta italiano che ha dato inizio alla letteratura in volgare. Un'equivalenza, e se non un'equivalenza, un parallelismo molto forte tra Dante e Omero, che ricollaca proprio Dante lì dove si era messo nel quarto canto dell'Inferno, al verso 88, dove Dante nominava appunto Omero, come nel toledano, poeta sovrano. Bene, vi ringrazio e mi fermo qui.